Adesso musica dopo il teatro, musica perché in realtà dalla Sicilia alla Norvegia i suoi successi parlano, i suoi testi, le sue canzoni parlano di amore, parlano di amori perduti, ma anche di amicizie. Ed è un piacere avere qui con noi Terry Norgarden. Shadow the ditch, I'm bound for the road. On down, so fed up with the easy way out, so fed up where there is. On down, so sick of the self-righteous grinning in my face. Now I'm packing a few things I have and I'm out of here today. City out to the fields, breathing the air, getting down, getting real. Well, get me out of this place now, out of the race, caught in the change, yeah, caught in a way. I wanna get rid of my vices, be my own king. Yeah, well, woo my own show, do my own thing now. Well, what got me out? City out to the fields, breathing the air, getting down, getting real. Well, get me out of this place now, out of the race, caught in the change, yeah, caught in a way. To the blues, and I will find my own way, yeah, back to the roots. Oh, well, get me out of the city, out to the fields, breathing the air, getting down, getting real. Well, get me out of this place now, out of the race, caught in the change, yeah, caught in a way. Well, caught in a way. Cantautore norvegese, cantautore di talento che adesso parlerà con me in italiano perché lui è norvegese ma conosce perfettamente il nostro paese perché hai vissuto a Bologna in Sicilia, vero? Sì, anche a Firenze. Anche a Firenze? Dove ho registrato il mio primo disco. Ah, ecco. Sì. Ma Norvegia e Italia sono diversissime, tu stai un po' qui, un po' là? E quello è il bello, no? La variazione, la diversità fra due posti completamente opposti. È vero, completamente opposti. Senti, questo, ecco, questo è il vinile, perché ormai sono tutti vinili per gli appassionati. Changes. Allora, Changes, e che fai? È vero, mi dicono. Changes sono i cambiamenti della vita, no? Le scelte che si fanno. E anche il modo di adattarsi ad un imprevisto, giusto? Mm-hmm. Di che cosa parla quindi questo disco? Ci sono tante storie diverse, ci sono alcune storie di amore, ci sono come questa canzone qua, un senso di sentirsi trappolato magari nella città e nella vita quotidiana che ti chiude dentro un sorto di forma e vuoi uscire ogni tanto a liberarti e andare, come due giorni fa sono andato a Livigno a farmi snowboard nelle Alpi. Vedi, fra l'altro non è che Oslo sia proprio caldissimo, tu hai registrato il disco credo durante l'inverno ad Oslo. Questo l'abbiamo registrato d'estate. Ah, d'estate, va bene. Allora, senti, un po' più caldo. Insieme ad una band di jazz sperimentale, la Jagged Jazzies, giusto? Sì. Com'è? Tramite questi anni ho accumulato un sacco di amici musicisti sia qui in Italia che in Norvegia e in Norvegia c'è questo gruppo jazzisti che voleva dei fiati un po'. Sono fiati, molto caldo. Sì, sì. Diciamo un sorto di tocco soul jazz, un po' Blues Brothers, come in questo brano. L'ultimissima cosa, tu hai fatto anche un disco in italiano, 10? Sì, quello è stato un... Nel 2013? Un grande, sì, una grande sfida nel 2013 perché
sono passati 10 anni dal mio primo disco nel 2003 a Firenze. Allora volevo fare una celebrazione di questi 10 anni di carriera in Italia. Quindi 10 canzoni di 10 amici artisti italiani. Perfetto, allora noi ringraziamo Terry Norgarden, che quest'estate forse sarà in Sicilia mentre io sarò in Norvegia. Facciamo lo scambio. Facciamo lo scambio. E adesso Guido ci parlerà di un argomento complesso, un argomento spinoso.